Se la tappa del Giro d'Italia Tarvisio Montelussari del 2023 era stato un successo, anche in questo 2024 il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista della Corsa Rosa con un'altra tappa, la numero 19, determinante per l'esito finale della corsa, quella di Mortegliano Sappada. Lo ha ricordato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'evento di presentazione della tappa, dove non è mancato nemmeno un ricordo al grande Enzo Cainero, scomparso ormai 14 mesi fa. Sì, devo dire che soprattutto negli ultimi anni sta avendo sempre più visibilità il nostro territorio grazie a un investimento pluriennale che è stato fatto sul Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Basti pensare cosa è accaduto su Lussari, devo dire una tappa storica voluta da Cainero che ha dato un valore aggiunto non soltanto al Friuli Venezia Giulia ma al giro stesso straordinaria. Oggi presentiamo la tappa 2024. Ma sono convinto che anche il prossimo anno avremo delle enormi sorprese. E non è mancato poi chiaramente anche un accenno alla grande forza degli abitanti di Mortegliano che si sono rialzati a tempi di record dopo la grandinata che ha devastato il paese la scorsa estate. Sì, devo dire che anche in questo caso la comunità di Mortegliano ha avuto la capacità di riprendersi e di ripartire. La regione da subito è intervenuta, stiamo erogando, iniziando ad erogare anche i contributi per i privati e per le aziende, ma sicuramente un simbolo importante di ripartenza, e la tappa del Giro forse vuole rappresentare anche un simbolo da questo punto di vista.